possibile avviare un'attività su Airbnb o su Booking e non aprire una partita IVA? È possibile gestire degli immobili propri, magari in proprietà o magari in sublocazione, senza una partita IVA? In realtà la risposta è affermativa, ma con quali limiti e a quali condizioni? Rispondiamo oggi a queste domande insieme grazie a questo video e con delle slide che ci accompagneranno in un percorso per capire quando, come, perché avere ed aprire una partita IVA. Io sono Adriana, consulente fiscale dello Studio Allievi, e oggi vediamo proprio questo tema ancora un po' ostico, ancora un po' particolare. Ma partiamo subito. Per rispondere a questa domanda, una prima cosa, una prima altra domanda che dobbiamo porci è: in termini civilistici, cosa vuol dire affitto breve? Cosa si intende per affitto breve? Allora, in termini civilistici dobbiamo definire locazione, quel contratto mediante il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo e ovviamente a fronte di un corrispettivo, ok? Allora, quindi fondamentalmente questa locuzione, questa definizione, anzi civilistica, è molto semplice, cioè una locazione è un'obbligazione giuridica dove c'è una situazione di do ut des tra più parti, dove una parte concede all'altra in locazione un qualcosa, mobile oppure immobile che sia, per un certo tempo, a fronte ovviamente del pagamento di un certo corrispettivo, che verrà pattuito tra le parti o ovviamente mediante un contratto, mediante una scrittura privata, un atto giuridico, che suggelli i rapporti e le condizioni, diciamo, contrattuali delle parti stesse. Ok? Ora, quando parliamo di locazione, quando ci riferiamo specificatamente alle locazioni immobiliari, facciamo riferimento a vari tipi di locazioni, la cui tipologia differisce a partire dal tempo durante il quale possiamo locare un certo bene immobile. Quindi queste tempistiche potranno essere inferiori o superiori a 30 giorni. Ecco perché parliamo di locazione ordinaria, locazione ad uso transitorio e locazione breve. La locazione ordinaria è una locazione, diciamo, che tutti conosciamo come contratto stipulato con una controparte quadriennale, magari un 4 più 4 rinnovabile tacitamente. Il contratto di locazione ad uso transitorio è invece quello che viene solitamente stipulato con gli studenti, quindi magari allo scopo di mantenere la sua validità per un anno accademico, infatti ha una durata massima di 18 mesi e minima di 6 mesi. E infine abbiamo la locazione breve, ovvero quella locazione che permette al locatario, insomma, quindi al conduttore, di poter permanere all'interno di un immobile previo contratto per massimo 30 giorni in un anno solare. Grazie ad internet e a portali web di facilitare proprio diciamo, l'incontro tra domanda e offerta, una delle locazioni più in voga oggi è proprio la locazione breve. Quali sono questi portali web, Airbnb, Booking, che sono capaci proprio attraverso una vetrina di vendita, della vendita di quel servizio di locazione fatta dal proprietario dell'immobile, è possibile proprio prendere clientela che è in tutto il mondo e quindi avvicina domanda e offerta proprio per locare brevemente e per beneficiare di una locazione breve i clienti, diciamo, che vogliono trasferirsi per un breve periodo di tempo all'interno di un appartamento. Quali sono le caratteristiche di un affitto breve? Prima di capire come tassare i redditi che derivano dalle locazioni brevi, cerchiamo di capire quando si può parlare di affitto breve. Allora, qui riprendiamo sicuramente un articolo di legge che è molto importante per noi. Parliamo sicuramente del DL, cioè il decreto legge numero 50/2017, nello specifico l'articolo 4. L'articolo 4 ci dà alcune indicazioni su come deve essere l'immobile, quali sono le condizioni contrattuali e come può essere gestito un immobile in termini puramente, cioè, come dire, da parte di una persona fisica e quali sono le varie categorie di contribuenti che possono svolgere questa attività. Allora, vediamolo subito. In primis è bene sapere che l'immobile locato deve essere ad uso abitativo. Va da sé che non possiamo locare nemmeno per breve tempo un ufficio, un capannone. Deve essere un immobile nel quale sia possibile abitarci, ovviamente. Quindi possiamo anche aggiungere come caratteristica che deve essere ad uso residenziale, no? Sicuramente deve essere un immobile di tipo abitativo. La durata della locazione, come abbiamo detto prima, deve essere di massimo 30 giorni. Un contratto breve, quindi di locazione breve, non è un contratto soggetto a registrazione in Agenzia delle Entrate, di conseguenza non è soggetto nemmeno al pagamento di imposte di bollo e di registro. Ancora più importante, però, dobbiamo considerare un'altra cosa, ovvero che nel momento in cui noi parliamo di locazione breve con contratto che deve durare massimo 30 giorni, attenzione, perché non parliamo del singolo contratto, sic et simpliciter, che deve durare massimo 30 giorni con lo stesso cliente. Parliamo della gestione dell'immobile che deve vedere quel conduttore come conduttore che può permanere in quell'immobile per massimo 30 giorni in un anno. Che cosa significa questo in termini pratici? Che se un cliente vuole stare nel tuo immobile per 2 mesi, ok?
Non vale la regola secondo cui stipulo N contratti, ogni contratto ha un tempo inferiore a 30 giorni e ho risolto il problema. No, anche se io stipulo più contratti con lo stesso conduttore, tutti i contratti cumulati tra loro con lo stesso conduttore devono durare massimo 30 giorni. Non possono durare più, cumulativamente parlando, di 30 giorni, perché altrimenti non è più locazione breve, è un altro tipo di locazione, ad esempio ad uso transitorio, ad esempio. Ok? Quindi mi raccomando, il contratto di locazione o più contratti di locazione con lo stesso cliente in un anno solare non può avere una durata superiore a 30 giorni. Ok? Il contratto deve essere stipulato tra due persone fisiche, ognuna delle quali non deve agire in regime di impresa. Perché questo? Perché in questo modo è possibile per il proprietario dell'immobile, per il sublocatario, per il comodatario, avere la possibilità di optare per cedolare secca IRPEF ai fini dell'imposizione sul reddito. Perché se anche una sola delle due parti non è persona fisica, non sarà possibile optare per la cedolare secca per chi dovrà pagare le imposte sui redditi, sui canoni di locazione. Poi dopo vediamo nello specifico cosa vuol dire. Infine, l'attività di locazione può essere esercitata sia dal proprietario dell'immobile, ovvero da colui che è proprietario del diritto reale di godimento sull'immobile, sia dal sublocatario e dal comodatario. Il sublocatario è colui che o colei che stipula un contratto di affitto con il proprietario dell'immobile con la clausola di sublocazione dell'immobile stesso. Quindi il sublocatario corrisponderà dei canoni di locazione al proprietario e gestirà poi l'immobile per locazioni brevi come se fosse il proprio. Ok? Quindi i redditi fondiari, quei redditi, quei canoni di locazione che prima erano redditi fondiari in capo al sublocatario diventeranno redditi diversi, saranno assoggettati al sublocatario e il sublocatario dovrà tassarli. Ok? I canoni di locazione che il sublocatario riconoscerà al proprietario saranno tassati in capo al proprietario. E poi c'è il comodatario. Il comodatario è un po' come il sublocatario, con la differenza che il comodatario non riconosce alcun canone al proprietario, perché c'è la stipula di un contratto tra le parti come comodato d'uso gratuito, senza quindi il percepimento o il riconoscimento dal comodatario al proprietario di un canone di locazione, perché è un comodato d'uso gratuito. Ok? Ovviamente anche nel comodato ci potrà essere la clausola di utilizzare quell'immobile per locazioni brevi. In tal caso i canoni che percepirà il comodatario saranno a lui imputabili finché l'immobile verrà gestito per locazioni brevi. Quali sono le imposte che a questo punto devono essere pagate su questi redditi? Allora, diciamo che noi possiamo optare per due tipi di imposte e queste tipologie di imposte ce le raccontano, diciamo così, due normative importanti, cioè il DL 50-2017 e la legge di bilancio 2024, ovvero il decreto legislativo 213-2023. In concerto con queste due fonti normative è da leggere la fonte disciplinare, che è la circolare numero 24 del 2017, che ci dice un po' come applicare la normativa. Ok? Quindi al momento cosa dobbiamo sapere? Che sui redditi fondiari o sui redditi diversi, ovvero sui redditi percepiti dal proprietario dell'immobile, dal sublocatario, dal comodatario, è possibile optare per due diverse imposte, ovvero cedolare secca e IRPEF. Eccole qui. Cedolare secca e IRPEF. Qual è la differenza? Allora, l'IRPEF è un'imposta a scaglioni progressiva che si applica su tutti quei redditi o per obbligo o per scelta e che tutti quei redditi assoggettati ad IRPEF saranno cumulati tra loro. Ad esempio, noi siamo lavoratori dipendenti, assoggettiamo ad IRPEF per obbligo, per legge, il nostro reddito da lavoratore o lavoratrice dipendente e se decidiamo di assoggettare anche i redditi da locazione breve ad IRPEF, questi ultimi si cumuleranno a quelli che io percepisco già come dipendente di un'azienda. Ok? Si cumuleranno tra loro facendomi aumentare lo scaglione, quindi l'aliquota di imposizione. Per cui se noi cumulando i redditi avremo un reddito complessivo di 35.000 euro, dovremo fare il calcolo che da 0 a 28.000 applicheremo un'aliquota del 23%, da 28.001 a 50.000 applicheremo un'aliquota del 35%. Ok? Si cumula tra loro facendo aumentare lo scaglione di appartenenza, quindi l'imposizione applicata all'intero reddito, seguendo gli scaglioni 23%, 35%, 43%. Ok? Ovviamente, come detto prima, questo vale e per i redditi fondiari e per i redditi diversi, quindi e per il proprietario dell'immobile e per il sublocatario e il comodatario, con la possibilità per il sublocatario di dedurre il canone di locazione riconosciuto al proprietario dell'immobile,
oltre che i costi inerenti, quali pulizie, biancherie, property manager, poi vediamo in che modo. Bene. Accanto all'IRPEF c'è la cedolare secca. La cedolare secca, attenzione, è un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, cioè posso optare o per l'una o per l'altra imposta. Non è che io devo prima tassare quei redditi con IRPEF e poi anche con cedolare secca, o l'una o l'altra. Ecco perché la cedolare si chiama imposta sostitutiva. È una flat, non è un'imposta progressiva, è una flat al 21%. Questa flat ha subito delle modifiche importanti con la legge di bilancio 2024, cioè il decreto che prima abbiamo detto, il 213 del 2023. Com'è cambiata questa cedolare secca con la legge di bilancio 24? Allora, diciamo che la modifica è questa, ovvero si applica l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente. Si applicherà poi il 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi dal primo. Allora, ragazzi, nel pratico cosa vuol dire? Nel pratico vuol dire in effetti che se noi abbiamo più immobili che gestiamo, ok? Noi su uno solo di questi possiamo fare richiesta di applicare la cedolare al 21%, su tutti gli altri obbligatoriamente il 26%. Di base, il legislatore con la legge di bilancio 2024 ha voluto farci capire, ha voluto dirci che nelle locazioni brevi la cedolare secca cambia, cioè l'ordinaria cedolare secca è del 26%, con l'eccezione del 21% su un solo immobile e se ne facciamo esplicita richiesta in dichiarazione dei redditi. Quindi facciamo questi esempi che ci sono qui sullo schermo. Allora, se noi per esempio abbiamo un solo immobile in gestione, possiamo richiedere in dichiarazione di applicare il 21% sul primo e unico immobile che noi gestiamo. Attenzione, perché se non ne facciamo richiesta in dichiarazione, di default applicheremo il 26, perché il 26 è l'ordinaria aliquota, non è più il 21, ok? Se noi invece abbiamo per esempio in gestione due immobili, su uno di questi immobili, su richiesta, applicheremo il 21 di cedolare, sull'altro di default il 26 e così via. Se abbiamo tre immobili, su uno solo potremo applicare il 21 su richiesta, sugli altri due il 26, fino a quattro immobili. Ok? Quindi attenzione, il 21% si applica se e solo se ne facciamo esplicita richiesta in dichiarazione dei redditi, perché diversamente, anche se abbiamo un solo immobile, se non ne faremo esplicita richiesta, non ci è dovuto il 21% in cedolare, ma il 26%. Ok? Con riferimento alla cedolare secca, possiamo dedurre il costo? Il proprietario dell'immobile può dedurre il costo? Sì, anche senza partita IVA, ma solo se addebitato al cliente finale. Nel senso che quando il legislatore ci ha introdotto la possibilità di applicare la cedolare secca anche nei redditi che derivano dalle locazioni brevi, ci ha detto: attenzione, perché io lo so che questa attività è un'attività che può essere svolta anche in termini imprenditoriali, ok? Ed è un'attività diversa rispetto al mero godimento di un immobile che può essere una locazione ordinaria. Di conseguenza, visto che ci potrebbero essere molti costi da dover sostenere, anche se andiamo ad applicare come imposizione la flat in cedolare secca, io vi do la possibilità di dedurre dei costi. Deduzione di costi inerenti all'attività, che non è l'elettricità, il gas o internet. La deduzione dei costi inerenti in questo caso riguarda, ad esempio, il property manager, il cambio biancheria, le spese delle pulizie, ma questi costi devono essere addebitati al cliente finale e provati con una fattura dell'azienda di pulizie per il cambio biancheria e del property manager. È un po' come il proprietario, il subblocatario, il comodatario anticipano questo costo, dandolo all'azienda di pulizia, ad esempio, e se lo fanno rimborsare addebitandolo al cliente finale. Ma questo addebito deve essere provato in una ricevuta o di Airbnb o del proprietario o del comodatario o del subblocatario che rilascia al conduttore, che rilascia a chi alloggia nell'immobile. Okay? Quindi ricordiamoci questa regola: è possibile dedurre il costo, sì, ma solo e soltanto se addebitato al cliente finale e se su quel costo non andiamo a marginare, spendiamo 50, addebitiamoci e vengono restituiti 50. Ok? Inoltre, attenzione perché superata la gestione di quattro immobili, siamo obbligati ad operare insomma, in quello che è lo stesso regime di impresa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la norma generale ci impone anzi, ci permette di gestire gli immobili per locazione breve come persona fisica se e solo se noi gestiamo massimo quattro immobili e
e non eroghiamo servizi accessori, come per esempio l'affitto delle bici o la possibilità di andare in piscina ad un costo ulteriore, ad un costo superiore. Quindi possiamo farlo come persone fisiche, purché non svolgiamo attività accessoria rispetto alla locazione dell'immobile e purché noi gestiamo massimo 4 immobili. Va bene? Oltre questo limite siamo obbligati ad operare nel cosiddetto regime di impresa, ovvero aprire una partita IVA e individuare il regime fiscale più adatto a noi, forfettario, ordinario o semplificato, e in quel caso deve essere fatta una simulazione fiscale, ragazzi. Bene, quindi prima di lasciarvi, cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che sugli affitti brevi è possibile applicare una imposizione in cedolare secca e in IRPEF. L'IRPEF è a scaglione progressiva, più alto il reddito, più alta l'imposizione. La cedolare invece è un'imposta sostitutiva, una flat, dove il reddito proprio tassato con questa flat non si andrà a accumulare con tutti quanti gli altri redditi, cosa che invece accade nel caso in cui optiamo per l'IRPEF, ok? Se gestiamo più di 4 immobili o vogliamo erogare servizi accessori, obbligo della partita IVA. In quel caso, da fare una simulazione per capire quale regime fiscale può essere per noi più adatto, semplificato, ordinario o forfettario. Vi lascio, prima però vi devo ricordare, vi voglio ricordare che noi abbiamo un'area riservata nella quale è possibile, alla quale anzi è possibile accedere gratuitamente all'infinito inserendo email, nome e password, e dove è possibile visionare tutti i nostri video e webinar sugli affitti brevi, quindi sull'attività di locazione breve, case vacanze, property manager. È un accesso infinito che voi potete avere e da lì scaricare anche il nostro materiale didattico e le slide con le quali proprio teniamo le nostre live e le nostre lezioni. Prima di lasciarvi, vi ricordo anche che potete scrivere i vostri commenti qui sotto il video, siamo pronti a rispondervi, a supportarvi e a rispondere a ogni vostro dubbio. Potete scriverci per una consulenza personalizzata su info@studialivi.com e sul nostro sito trovate anche i recapiti telefonici delle nostre varie sedi, dello studio, insomma. Attivate la nostra campanella sul sito così che vi arrivino anche le varie notifiche per i video che noi ancora pubblicheremo e sugli affitti brevi e sul property management e su tutte quante le altre attività di impresa professionali e del digitale in generale, diciamo, delle quali attività noi ci occupiamo e riguardo le quali siamo specializzati. Io vi ringrazio e vi ricordo anche di seguirci se volete sui nostri social, siamo presenti da TikTok a Instagram a LinkedIn e anche sul blog troverete giornalmente nuovi articoli proprio che riguardano i nostri temi di competenza, le nostre materie di competenza. Grazie ancora, io vi auguro un buon ascolto, un buon studio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie.